guardando le luci della notte che sono calate, andiamo a scoprire tanti aspetti di una 24 ore. E lo facciamo grazie a uno dei test di sera, uno dei piloti che hanno un bel curriculum in pista, Marco Zipoli, secondo campionato della Formula 3, ha provato per la Ferrari di Formula 1, ma non ha mai lasciato il karting endurance. Siamo in casa Red Racing e ci spiega Marco un po' cosa, com'è questo box che poi vedremo su. Innanzitutto abbiamo due team, il Red Racing 1, che è composto da Stefan Panepinto, me, Fayet e Sorensen, e un Red Racing 2, quindi due team diversi. Ovviamente noi abbiamo un impegno su due fronti, molto difficile per il nostro team manager e comunque chi segue il team. Poi abbiamo un po' tutte le persone che lavorano nei box, Marco Digno che segue tutti i tempi e tutto l'aspetto della telemetria. Di lì abbiamo anche il nostro camper dove ci possiamo riposare, perché una 24 ore lunga e faticosa. E niente, cerchiamo di fare il massimo. Ho sposato questo nuovo progetto e mi sto trovando molto bene. Un team molto, molto professionale, una famiglia, quindi sono molto contento. Bene, ci ha detto due parole della tenda che vi ospita e del camper. Diamo un occhio anche alla tipica struttura che c'è nella 24 ore. Due squadre hanno circa una dozzina di piloti e il posto migliore per i caschi è questo, così dà già anche un senso di serenità a chi vuole fare. Marco, due parole su come è andata sino adesso. Allora, in qualifiche forse sono state una delle più difficili che ho mai disputato, visto il meteo. Per fortuna all'ultimo giro sono riuscito a trovare un giro pulito e ho fatto il terzo tempo. In partenza sono sfilato subito prima, poi ho avuto un po' di problemi con mezzo che facevo un po' fatica e siamo tornati un po' indietro. Un po' di sfortuna, diciamo, ci ha relegato adesso un po' indietro. Però stiamo rimontando, ho fatto un altro stint molto buono, i miei compagni di squadra sono molto forti. È ancora lunga, siamo un po' indietro, siamo terzi, comunque quasi terzi, quarti, quindi siamo nella lotta comunque della top 5. Modena è scappato un po', quindi dobbiamo cercare di rincorrerlo. Sarà difficile perché sono veramente un team molto forte, però non ci ripetiamo. Siamo riusciti a stare davanti a Lonato, e sarebbe un onore cercare di battagliare con loro, visto che sono uno dei team più forti al mondo. L'altro team Red Racing, che possiamo vedere anche in classifica là, e comunque sta cercando di entrare nella top 10 e magari ci riuscirà anche, ma penso di sì. Benissimo, grazie Marco Zipoli, ciao, al prossimo Flash.